Lo scorso Natale ho ricevuto un dono speciale che mi ha riportato molti ricordi alla mente. Me lo ha dato mia nipote. Si trovava tra le cose che erano rimaste nella nostra vecchia casa da cui sono andato via quando mi sono sposato. Il regalo era questo piccolo libro marrone che ho in mano. È un libro che veniva dato ai membri della Chiesa che erano arruolati nell'esercito durante la Seconda Guerra Mondiale. Personalmente lo consideravo come un dono del presidente Heber G. Grant e dei suoi consiglieri J. Reuben Clark Jr. e David O. McKay. In un messaggio stampato all'inizio del libro, questi tre profeti di Dio avevano scritto: «La natura del tuo servizio nell'esercito non ci permette di tenerci in costante contatto con te, direttamente o tramite nostri rappresentanti. Il meglio che possiamo fare è mettere nelle tue mani una parte delle rivelazioni moderne e delle spiegazioni dei principi del Vangelo che ti porteranno, ovunque sarai, rinnovata speranza e fede, insieme al conforto, alla consolazione e alla pace dello Spirito». Oggi ci troviamo in un'altra guerra mondiale, questa volta senza armi. Si combatte con le idee, con le parole e con i fatti. È una guerra contro il peccato e abbiamo bisogno più che mai di ricordare di osservare i comandamenti. Il laicismo sta diventando la norma e molte delle sue credenze pratiche sono in diretto conflitto con quelle stabilite dal Signore stesso per il bene dei suoi figli. Nel piccolo libro marrone, subito dopo la lettera della prima presidenza, c'è una nota introduttiva per i militari intitolata «L'obbedienza alla legge è libertà». La nota fa delle analogie tra le leggi militari, che esistono per il bene di tutti coloro che sono in servizio, e la legge divina. La nota afferma: «Anche nell'universo, dove Dio è al comando, c'è una legge universale ed eterna, con determinate benedizioni e immutabili sanzioni». Le parole finali si concentrano sull'obbedienza alla legge di Dio. Se vuoi tornare dai tuoi cari a testa alta, se vuoi essere un uomo e avere una vita felice, allora osserva le leggi di Dio. Facendolo, potrai aggiungere a queste preziose libertà che stai lottando per mantenere una libertà da cui possono dipendere pure le altre. La libertà dal peccato, poiché veramente l'obbedienza alla legge è libertà. Perché la frase «l'obbedienza alla legge è libertà» allora mi sembrava così vera? Perché ora sembra vera a tutti noi? Forse è perché abbiamo una conoscenza, per rivelazione, della storia preterrena. Sappiamo che quando Dio, il Padre Eterno, ci presentò il suo piano all'inizio dei tempi, Satana desiderava cambiarlo. Egli dichiarò che avrebbe redento tutta l'umanità intera, non si sarebbe persa nemmeno un'anima, e Satana era sicuro di farcela grazie alla sua proposta. Ma il prezzo era inaccettabile. La distruzione della libertà di scelta dell'uomo, che era ed è un dono di Dio. A proposito di questo dono, il presidente Harold B. Lee disse: «Subito dopo la vita stessa, il libero arbitrio è il più grande dono di Dio all'umanità». Quindi, non fu cosa da poco che Satana non rispettasse il libero arbitrio dell'uomo. Infatti, divenne il motivo principale per il quale fu combattuta la guerra in cielo. La vittoria della guerra in cielo fu una vittoria per il libero arbitrio dell'uomo. Ma Satana non si è rassegnato. Il suo piano B, il piano che è stato portato avanti sin dai tempi di Adamo ed Eva, è quello di tentare gli uomini e le donne, essenzialmente per dimostrarci che non meritiamo il dono divino del libero arbitrio. Satana ha molti motivi per fare quello che fa.
forse il principale è la vendetta. Ma vuole anche fare in modo che gli uomini e le donne siano infelici come lui. Nessuno di noi dovrebbe mai sottovalutare il desiderio di Satana di riuscirci. Il suo ruolo nel piano eterno di Dio crea un'opposizione in tutte le cose e mette alla prova il nostro libero arbitrio. Ogni scelta che facciamo è una prova per il nostro libero arbitrio. Quando scegliamo di essere obbedienti o disobbedienti ai comandamenti di Dio, in realtà scegliamo tra la libertà e la vita eterna e la schiavitù e la morte. Questa dottrina fondamentale viene chiaramente insegnata in 2 Nefi, capitolo 2, versetto 27. Pertanto gli uomini sono liberi secondo la carne e sono date loro tutte le cose che sono opportune per l'uomo. E sono liberi di scegliere la libertà e la vita eterna tramite il grande mediatore di tutti gli uomini o di scegliere la schiavitù e la morte secondo la schiavitù e il potere del diavolo. Poiché egli cerca di rendere tutti gli uomini infelici come lui. Per molti aspetti, questo mondo è sempre stato in guerra. Credo che quando la prima presidenza mi mandò il mio piccolo libro marrone, fosse più preoccupata per una guerra molto più grande della Seconda Guerra Mondiale. Credo anche che sperasse che il libro fosse uno scudo di fede contro Satana e i suoi eserciti in questa grande guerra, la guerra contro il peccato, e che mi servisse da promemoria per obbedire ai comandamenti di Dio. Un metro di misura e di confronto con le generazioni precedenti è uno dei criteri più antichi, i 10 comandamenti. Per la maggior parte del mondo civilizzato, in particolare il mondo giudeo-cristiano, i 10 comandamenti sono stati la linea di demarcazione più accettata e duratura tra il bene e il male. A mio giudizio, 4 dei 10 comandamenti vengono presi sul serio oggi quanto nel passato. Per cultura, disprezziamo e condanniamo l'omicidio, il furto, le menzogne e continuiamo a credere nella responsabilità dei figli verso i genitori. Ma come società in generale, solitamente lasciamo da parte gli altri 6 comandamenti. Se le priorità del mondo danno delle indicazioni, ci sono sicuramente altri dei che noi adoriamo più del vero Dio. Rendiamo idoli le persone famose, le mode, la ricchezza e sì, a volte anche le immagini o gli oggetti scolpiti. Usiamo il nome di Dio in tutti i tipi di profanità, comprese le esclamazioni e le bestemmie. Usiamo il giorno del Signore per le partite più importanti, per le attività ricreative principali, per lo shopping più sfrenato e praticamente per tutto il resto tranne il culto. Consideriamo i rapporti sessuali fuori del matrimonio come uno svago e un divertimento. La concupiscenza è diventata lo stile di vita più comune. I profeti di tutte le dispensazioni hanno sempre messo in guardia contro 2 dei comandamenti più seri, quelli relativi all'omicidio e all'adulterio. Vedo una base comune in questi 2 comandamenti fondamentali. La convinzione che la vita è prerogativa di Dio e i nostri corpi fisici, i templi della vita terrena, devono essere creati entro i limiti stabiliti da Dio. Che l'uomo sostituisca le sue leggi a quelle di Dio riguardo alla nascita o alla fine della vita è l'apice della presunzione e la profondità del peccato. I principali effetti di questi atteggiamenti dispregiativi riguardo la santità del matrimonio sono le conseguenze per le famiglie. La forza delle famiglie si sta deteriorando a una velocità allarmante e questo deterioramento sta provocando seri danni alla società. Ne vedo la causa e l'effetto. Rinunciando al nostro impegno e alla nostra fedeltà verso il nostro